Salve a tutti, oggi sono qui per mostrarvi il cosplay che mi è arrivato qualche giorno fa da RollCos. Mi è arrivato in questo pacchetto, purtroppo adesso è un po' rovinato, però prima era perfetto. E dentro quel pacchetto c'era quest'altro pacchetto. Sono stati molto molto veloci e molto cortesi, ci ho messo una settimana e niente, quindi adesso vedremo insieme cosa si nasconde dentro questo pacchetto. Allora, ok, questo qui è il pezzo che va sotto. È molto 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 buono e leggero e trasparente al punto giusto. E qua è la parte elastica. Io come taglio ho preso una S e poi vedremo insieme com'è che mi sta, lo proverò. Adesso andremo a vedere il prossimo pezzo del vestito ed è il colletto. Eccolo qui, c'è un bottoncino che si mette così, eccolo, e c'è la catenina sulla quale dovrebbe esserci collegata la pietra. La pietra l'hanno messa a parte ed è questa qui, eccola qua. È di un colore un po' più chiaro rispetto a questa che ho. Questa è un po' più verde, questa è sull'azzurro verde acqua, perché si sono basati comunque sul colore del vestito che è più sul blu. Allora, questa è la pietra e va collegata alla catenina. E l'unica cosa che non ci sta è il gancetto che serve per collegare la pietra alla catenina, quindi magari ve lo dovete procurare da voi e collegare il gancetto e metterlo nel buchino che sta qui nella pietra. Ok, adesso il prossimo oggetto che andremo a vedere è il vestito. Eccolo qui. Mi piace moltissimo, è molto 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 carino, molto leggero e la stoffa è sempre molto molto buona. Ok, come potete vedere la lunghezza io penso sia perfetta. Queste sono le maniche e qui c'è lo stesso tessuto del pezzo precedente, quello che va sotto. Queste sono le spalline, fatte molto bene, c'è lo stesso motivo del vestito di Emilia. Qua davanti c'è anche il fiocchetto che in caso si può accorciare ed è molto carino. Gli ultimi oggetti che andremo a vedere sono il fiorellino di Emilia che si mette in testa. È differente da quello che ho io perché questo me lo sono fatta io, e questo qui è più un modello rosellina. L'attacco è così, quindi va infilato sopra la testa, però dentro la parrucca probabilmente per bloccarlo. E l'ultimo oggettino è il fiorellino. Questo è molto molto carino perché è molto morbido. Ok, per adesso abbiamo finito di vedere tutti quanti gli oggetti e adesso vado a provarmelo. Siamo arrivati al termine di questa review, grazie per aver visto il video e spero che il vestito vi sia piaciuto e ringrazio RollCos per avermi dato questa opportunità. Mi sono accorta che nel pacco c'era un'altra cosina e adesso verrà Pac a darmi questa cosina ed è la spilletta, non sapevo che c'era, si era nascosta nella busta, quindi la spilletta di RollCos, grazie mille. E io e Pac vi salutiamo qui. Ciao ciao! Hi Sas Kittens, hope you like this video. This time she's do this review because I can wear this costume. It will be so totally embarrassing for me wearing a female costume. Oh no. I'm better as Subaru. Hope you enjoy her and see you in the next video. Probably we'll do again another video. Yes, yes. Together. Tomorrow she will be her birthday, so wish her happy birthday. Happy birthday! Thank you, thank you. Okay. Only one. Only one. Bye bye, Sas Kittens. Bye bye.